A seguito dell'abbandono, i Gherardeschi decidono di vendere il castellare, così viene citato la documentazione d'archivio, cioè un castello andato in rovina, ad una famiglia di montieri, i Cantoni, emersi dal loro entourage. Una sorta di fattori arricchiti, usando una definizione moderna. I Cantoni investono sul Poggio, hanno fatto soldi, si sono arricchiti, vogliono esibire uno degli status symbol della nobiltà che prima servivano e iniziano un severo progetto di ristrutturazione dell'intero palazzo. Palazzo che diventa su tre piani, con un piano basso destinato a stalla, un secondo piano destinato a sala di rappresentanza e coronato da un magnifico arco in mattoni e un terzo piano probabilmente destinato a dormitorio comune della famiglia. Alla metà del 200 i nuovi proprietari dell'insediamento, i Cantoni, ricostruirono l'edificio signorile. Il nuovo palazzo si adeguò così alle regole costruttive in corso all'epoca. La residenza dei Cantoni era dotata di una facciata dove si aprivano finestre con arco a sesto acuto. L'interno invece era organizzato su due piani dotati di pavimento in mattoni. Il primo piano era il cosiddetto piano nobile. Durante lo scavo del palazzo sono stati rinvenuti i resti di un grande arco in laterizi che doveva attraversare da est a ovest l'ambiente. Il secondo piano doveva invece essere occupato dagli alloggi. Sono stati rinvenuti infatti durante lo scavo i resti di muri interni di tramezzamento. I muri realizzati in laterizi erano ricoperti da un rivestimento ad intonaco sia nel paramento interno che nel paramento esterno. La fortuna dei Cantoni fu veramente breve, forse a causa delle notevoli risorse economiche spese nella ristrutturazione del palazzo e degli edifici circostanti. Infatti, oltre al restauro dell'edificio signorile, venne ricavata una cisterna dalla precedente torre dismessa e venne progettata e costruita una latrina e un sistema di fognatura quasi monumentale che si affacciava sul lato nord dell'abitazione. Questi lavori sono attestati anche da un documento del diplomatico di Montieri, nel quale vengono descritte tutte le operazioni svolte durante la ristrutturazione del palazzo.